Esercizio sull'esperimento del sonometro è il numero 13 del file chiamato Esercizi onde su esperimenti. Una corda d'acciaio, la massa 2,14 grammi, è lunga complessivamente 138 cm. L'abbiamo installata sul sonometro, bloccandola per un tratto AB di lunghezza 118 cm e tenendola tirata fortemente con un dinamometro per darle tensione. Con Audacity abbiamo registrato il suo spettro sonoro, che è questo qua sopra, con le frequenze dei vari picchi e quindi le frequenze delle armoniche riportate nella figura. Prima domanda: quale nota della scala musicale suona la corda AB? Credo che il risultato sia sbagliato perché in realtà è una nota leggermente più bassa del Sol 2. Ora fermate qui il video e cercate di risolvere questa domanda da soli. E magari anche le domande successive, che sono con quale velocità si muovono le onde progressive e regressive lungo la corda, che valore segna il dinamometro. E poi ancora altre domande successive. Quindi fermate il video, risolvete da soli, soltanto dopo guardate lo svolgimento. Questo è lo svolgimento, vediamo qui la corda che è tirata dal dinamometro con la forza di tensione e l'onda stazionaria che si forma con la sovrapposizione e l'interferenza tra l'onda progressiva che viaggia a destra e quella regressiva che viaggia a sinistra, queste due onde armoniche. In realtà sappiamo che la corda non oscilla soltanto in uno dei modi fondamentali, dei modi vibranti, cioè non oscilla soltanto con l'armonica fondamentale, nemmeno soltanto con la seconda armonica, ma oscilla con tutte le armoniche. E questo è dimostrato dallo spettro sonoro, che fa vedere infatti tutte le armoniche, ne sono infinite, tutte contemporaneamente presenti. Quindi vuol dire che la corda oscilla contemporaneamente sia nel modo fondamentale con un solo antinodo al centro, quindi oscilla così, ma oscilla anche con la seconda armonica, con due antinodi, con la terza, la quarta, con tutte le armoniche. Per capire che nota suona la corda, utilizziamo proprio le armoniche e capiamo subito che la frequenza fondamentale è intorno ai 97 Hz, che è il primo picco presente nello spettro. Ma anziché limitarci alla misura del primo picco, è meglio se noi misuriamo le frequenze di più picchi successivi e non necessariamente dobbiamo partire dal primo e soprattutto misuriamo le, tra virgolette, diciamo distanze, quindi le differenze in frequenza tra un picco e il picco vicino, quindi le differenze in frequenza tra le varie armoniche. Infatti, per esempio, la differenza tra la prima e la seconda armonica è quasi un centinaio di Hertz, lo stesso fra la seconda e la terza, fra la terza e la quarta. Queste differenze si mantengono costanti, non sembra perché la scala è una scala logaritmica. Ma in realtà si mantengono costanti queste differenze e sono uguali alla prima armonica, quindi sono tutte circa di 97 Hz. Dunque riportiamo tutte queste frequenze in un file Excel, quindi prima, seconda, terza fino alla nona armonica, queste sono le frequenze misurate, e andiamo a calcolare le differenze. Per esempio, 95 Hz è la differenza tra questo valore e il precedente, cioè tra la seconda e la prima armonica, 97 Hz fra la terza e la seconda e così via. Vediamo che più o meno queste differenze sono tutte quasi uguali e valgono circa 97 Hz, cioè valgono quanto la prima armonica. Di tutte queste fa differenze facciamo la media, che è 96,6 Hz, giustamente simile alla prima armonica, 97 Hz. E questo ci permette quindi di sapere qual è la frequenza che suona, la frequenza fondamentale che suona la nostra corda. Dalla frequenza fondamentale possiamo ricavare qual è la nota musicale. Qui ho riportato le frequenze, il valore medio delle differenze, quindi l'armonica fondamentale. Ora andiamo a vedere qual è quel La che è il più vicino a 96,6 Hz. Partiamo dalla 4, quindi il La della quarta ottava, dimezziamo la frequenza, la 3, la 2, e vediamo che la nostra nota della nostra corda è leggermente inferiore alla frequenza 110 Hz del La 2. Quindi noi partiamo dal La 2 e dividiamo per K alla N. K è il solito fattore radice dodicesima di 2, che vale circa 1,059. E l'incognita è n, cioè quanti passi noi dobbiamo scendere, quindi quanti semitoni dobbiamo scendere sotto ai 110 Hz
dell'A2 per arrivare a 96,6 Hz. Quindi facciamo la formula inversa di questa e troviamo n con il solito procedimento dei logaritmi, quindi facciamo il logaritmo naturale a sinistra e a destra, però dopo aver portato 110 Hz sotto F1, quindi abbiamo 96,6 Hz diviso 110 Hz, e a destra rimane k alla meno n. Quando facciamo il logaritmo a entrambi i membri, n passa davanti al logaritmo. E alla fine qui ho saltato alcuni passaggi, ma con la formula finale otteniamo n uguale al rapporto tra questo logaritmo diviso il logaritmo di k, e questo valore è 2,25. Vuol dire che noi dobbiamo scendere poco più di due semitoni, quindi due semitoni e un quarto, al di sotto dell'A2. Ma due semitoni e un quarto sotto all'A2, se fossero due semitoni esatti, sarebbe il Sol 2. In realtà dobbiamo scendere un pochino più sotto, e quindi abbiamo un Sol 2 scarso, quindi un Sol 2 calante tendente un po' a Sol bemolle, però la nota più vicina è il Sol della seconda ottava. E così abbiamo risposto alla prima figura: quale nota della scala musicale suona la corda AB? Passiamo quindi alla seconda domanda, la velocità delle onde progressive e regressive. Questa velocità ce la calcoliamo con la solita formula lambda per F, utilizzando per comodità la frequenza fondamentale, l'armonica fondamentale. Sappiamo che la sua frequenza è appunto 96,6 Hz, e la lunghezza d'onda della fondamentale è lunga il doppio della corda. La corda è 118 centimetri e quindi il doppio della corda è 2,36 m. Facciamo quindi questo calcolo: la velocità delle onde progressive e regressive lungo la corda è questo valore. Per rispondere alla terza domanda, il valore che segna il dinamometro che dà tensione alla corda, dobbiamo utilizzare invece l'altra formula della velocità, quella che appunto tiene conto della tensione della corda e della sua densità lineare di massa, che sono le due caratteristiche fisiche del mezzo materiale, cioè la corda in questo caso, caratteristiche che determinano la velocità dell'onda. Maggiore è la rigidità del mezzo, maggiore è la velocità dell'onda, maggiore è la densità del mezzo, minore è la velocità dell'onda. Noi dobbiamo trovare la tensione, quindi facciamo la formula inversa, moltiplicando la densità lineare di massa, che è questo valore, per la velocità al quadrato. La velocità l'abbiamo calcolata prima, quindi è il quadrato di questo valore. La densità lineare di massa invece ce la dobbiamo calcolare con i dati che ci dava il problema all'inizio, cioè una corda lunga in totale 1,38 m e di massa 2,14 grammi. Quindi facendo appunto la divisione massa diviso lunghezza otteniamo 155 grammi al metro, vuol dire, cioè 1,55 grammi, vuol dire che un metro di corda ha una massa di 1,55 grammi. Portiamolo in chili: 1,55 per 10 alla meno 3 kg ogni metro di corda. E questo valore lo andiamo a sostituire nella formula di prima per trovare quindi il risultato espresso in newton. Infatti, quando andiamo a sostituire le unità di misura, rimane chili per metro al secondo quadrato, cioè newton, e sono 80,6 newton. Dividiamo perciò per 9,8 per passare dai newton ai chilogrammi peso, 8,2 kg peso. Questa è la tensione, la forza con cui si tira la corda con il dinamometro. Un valore ragionevole perché il nostro dinamometro arriva fino a 10 kg peso, quindi siamo quasi al limite.